Buonasera a tutti, siamo di nuovo in compagnia di Ten to Ten, 10 domande lampo a scrittori e sognatori. Questo pomeriggio siamo insieme a Laura Marinelli e Alessandro Magagna. Ciao ragazzi! Ciao, ciao. Laura e Alessandro formano il duo fotografico Lie Lens. Il loro primo progetto insieme, Donne incartate, è un lavoro fotografico contro la violenza sulle donne. Alessandro, nato a Casale Monferrato, oltre alla fotografia, ha la passione per la musica. Laura, nata a Verona, è laureata in musicologia e insegna in una scuola dell'infanzia. Entrambi vivono ad Alessandria. Il loro ultimo progetto a distanza, Friendship Over Lockdown, durante la quarantena, è in esposizione sulla pagina dedicata al Covid-19 della Galleria Belvedere Fotografia di Milano. Il sito è www.belvederefoto.it. Ripeto, www.belvederefoto.it. Benissimo. Ragazzi, siete pronti? Siamo pronti. Hai. Prima domanda. Una frase o una citazione che non dimenticherai mai. Laura. Pantarei, dal greco tutto scorre, perché è un po' un motto che mi fa ricordare che c'è sempre possibilità di cambiamento. Alessandro. Io, visto che sono appassionato di musica, prendo una frase di una canzone di Marlene Kunz, dalla canzone Pensa, che dice: la gentilezza è carismatica, allieta chi la riceve e chi la dà, stordisce il male e la sua banalità. Alessandro, il miglior pregio di Laura. Il miglior pregio di Laura è la determinazione. E il suo peggior difetto? La determinazione. Fantastico. Laura, il miglior pregio di Alessandro. Ando è attento, premuroso e paziente. E il suo peggior difetto? Tappati le orecchie. È pessimista e diffidente. Laura, chi è il più bravo tra i due? Urca, ce la giochiamo, eh? Un po' ce la giochiamo, però ci sono delle foto che io chiamo alla Ando, un tipo di fotografia in cui è insuperabile. Grazie. Prego. Alessandro Gongola. Non Alessandro, a chi è venuta l'idea di lavorare insieme? è capitato per caso, ci siamo conosciuti a un corso di fotografia e poi siamo andati a prendere davanti a un caffè e abbiamo letto un articolo che parlava di violenza sulle donne e da lì è partita l'idea di fare il progetto sulle donne con le donne incartate e niente, da lì è nato il duo. E diciamo che il caffè è un po' un marchio di fabbrica, c'è in quasi tutti i nostri progetti, c'è nelle donne incartate, c'è nel Friendship Over Lockdown e ci sarà nel prossimo sicuramente. Quindi il caffè come trait d'union, come elemento di trait d'union. Beh, molto, molto partenopeo, io che lo sono mi sento lusingata. Laura, sei ritardataria? Nel senso che cerco di non esserlo perché mi mette molta ansia essere in ritardo, però mi capita, 5-10 minuti mi capitano. Alessandro, sei permaloso? Sì, Oh. tanto. Tanto. Qualcuno mi dice tantinello. Ah, un pochettino, dai, su. Chi non lo è? Chi non lo è? Alessandro e Laura, che cos'è l'amicizia? Chi risponde per primo? Ale, vai. Ah, è un incantesimo che capita e se capita bisogna tenerselo stretto e basta, qualcosa di bello. Di magico. Magico, sì. Laura. A me piace pensarla come l'immagine di un albero, l'amicizia, un albero con le radici profonde,
di cui ti sei preso cura e che hai coltivato nel tempo. E, boh. E poi, nell'amicizia secondo me si possono fare le litigate con le furibonde, però poi non si spezza niente. Sì. Un albero nella tempesta. E lì si capisce. Sì. Qualche litigata. A buoni intenditor poche parole. Esatto. Alessandro e Laura, di che cosa avete paura? Allora, io ho paura dell'altezza e della caduta nel vuoto, anche se poi alla fine a volte mi butto, quindi si vincono anche le paure. Quindi. Certo. Io ho paura della sofferenza, però più che la sofferenza mi fa paura la fragilità, quindi non avere la forza di superare le sofferenze che nella vita sono inevitabili, no? Quindi. Decima domanda, Alessandro e Laura, già sono del stage, ancora un'altra stanza, la vostra altra stanza, quella più segreta, Laura. La mia stanza segreta è nella prossima vita, perché ho fame di tempo, ho un sacco di cose ancora da fare sicuramente e conto che ci sia. Alessandro? Io la mia testa, sono molto ermetico, quindi rimane tanto segreto, tante cose mie rimangono segrete. Undicesima domanda, non è prevista ma voglio farvela perché mi è sempre incuriosito. Perché Line Lens? Vai Ando. A lui la responsabilità. Okay. Lens, che sono la luce e le lenti, sono due cose fondamentali per la fotografia, tutte e due importanti nello stesso modo e così è la lens. Io sono importante, Laura è importante, siamo entrambe fondamentali per creare i progetti che creiamo. Ecco, questo è la lens. Benissimo ragazzi, ora su questo messaggio di amicizia e di lavoro, insomma, fatto insieme, vi lascio, vi aspetto alla prossima puntata di Ten to Ten con i prossimi artisti. Saluto Alessandro e Laura e vi ringrazio per questa bellissima intervista. Ciao ragazzi! Ciao. Grazie, ciao!